Samara, quando dici tu la smetti, Samara, di fare sempre la stupida. E salve a tutti, io l'avevo detto che per certuni la vacanza era finita per le mie cognate, sempre bad, nei mari sporchi, hai capito? Nei litorali dove ci sono liquame, tra parentesi cacca, ucapeo. E io invece sono alla Caraibo, hai capito? Mi faccio una settimana qui e dopo fra un po' me ne vado a Sharm el Sheikh. A così a Indice faccio passare tutto il supplio di fare le stupide. Pino, Pino, per favore, mamma mia, sotto questa palma un mare cristallino come questo. Portami un frutto, raccogli da quell'albero un frutto erotico e me lo porti, raccoglilo per favore, grazie. Grazie Pino, grazie. Pomodoro me cogliste, Pino. Mannaggia che fa, a Palermo ci manca il pomodoro a noi, un frutto di quello erotico, di quelli che ci sono in queste spiagge, vedi, cammina. Io nel frattempo mi bevo la mia bevanda, vino capisca, capisce, mi portavi belle PS che di Palermo io, mamma mia. Aspetta, ma che mi sento tutta calorifera, capito? E allora, cognatine, che fate a casa? La lavatrice state facendo? State stirando? No, no, non è cosa vostra. Sicuramente vi state annoiando, vero? Perché la vacanza per voi, Feneo, Feneo e Fena, la vacanza per voi, e per me sta cominciando. Samara, vai a prendere un gelato, una stecca di gelato che fanno qui al Caraibi. Valla a prendere. Prima informati quant'è. Sì, lo stecco, quello con la liquirizia e con tutto il gelato con i frutti sopra. Vai a vedere, per favore, camu mangio. Ma arriva fino all'ugna al piede, mi deve arrivare perché mi sta guardando malamente. Ahia, vedi quelle barchette che ci sono là? La seconda è quella nostra, ha capito? Pino sta facendo scuola che ci deve portare in giro. Mamma mia, che vacanza da sogno! Scusate, mi sento veramente in un paradiso. Mentre loro, le mie cognate, hanno stato un fieno, o capi? L'inferno di cristallo in questi mari, che schifo. Hanno mandato le fotografie. Ciao, ciao, ciao. Ma qui tutti gentili, gentili. Poi ci sono gli uomini caca su un costume che hanno davanti un buzzettone insaputata, vuol dire, non lo so, non capisco, sarà una natura diversa, ma io la prossima volta se rinasco voglio rinascere qua, capisce, quantomeno mio marito ha un ichisso e dico, signori miei, ah, e mi scotto l'ove e l'acido, che tu come potete scottare in questa vita, hai capito? Sì, sto parlando di vostro fratello, perché loro guardano, di vostro fratello, detto, e ci siamo capiti, va bene, detto, li metta, così ci capiamo. Quanto? Quant'è? Lo stecco quant'è? 18 euro uno stecco già, dice caso mettere un nevoletto, vieni cavie, là c'è la borsa frigorifera, non è perché c'è un ghiaccio, cacciami sulla mole, un ghiaccio, uno assurdo, piglialo capare granita, piglialo, accalmaviamo picciole, se no ne potremmo andare a nuoto, e noi ce li abbiamo, no, no, noi mai dobbiamo dire. Allora Samara, vatti a mettere quel parè che ti ho comprato io, tutto fiorato, che ora ce ne andiamo nella nostra barca. Come quale barca? Cata viene, ca! Nella nostra barca, Samara! Quella che c'è dietro, non la vedi? Ah, ecco, vatti a mettere il parè, vatti a mettere. Che cretina, non capisce niente, ma come devo fare? Non... Ci vuole pechista veramente, ci vuole mandarla chissà onde a chi sta. Ma... Pino, l'hai preso il frutto erotico? Che cosa? Il cocco. Ricompariamo, ne manca un cocco in te supermercato, ad 1 euro annuteriamo facce facce. Ah! Oh, e poi non lo posso mangiare, non lo vedi che mi stanno cadendo i denti, uno a uno. Prendi, gira, gira, mi devi. Il
Il mango voglio, il mango, capito? E il cetriolo quello, capito? Quello che si mangia qua che so che è veramente buono. Gira, gira, vattene. Lasciami sotto questa palma. Mamma mia, ma passano picciotte, signori miei, sono la fine del mo. Sono la fine, guarda quello col costume bianco, il contrasto scuro di carnagione, il cunetto addosso davanti, mamma mia, ma come si. Non posso resistere io qua! Qua non posso resistere! Comunque faccio sapere alle mie cognate che io sono 7 giorni che sto qua, poi gli altri 7 vado a Sharm el Sheikh, va bene? Così voi vi istruite tutte, hai capito? Vi dovete istruire. Ciao a tutti amici, fatemi godere questa vacanza per favore, fatemela godere.